Gesù offre all'uomo un pane disceso dal cielo di gran lunga superiore alla manna, che nutrì nel deserto Mosè e gli ebrei al tempo dell'Esodo. Questo pane è egli stesso, vivo, reale e presente nell'Eucaristia che celebriamo. È un prezioso alimento che ci rende una cosa sola in lui e fra di noi. Non a caso si chiama comunione. L'Eucaristia infatti mi mette in comunione con l'amore di Dio e con la vita divina in prima battuta e con tutti coloro a cui Dio si dona e che sono saranno miei fratelli in Cristo Gesù in seconda battuta. C'è un canto di offertorio che ci dice questa verità contenuta nell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un sol pane, come l'uva nel torchio si spreme per un unico vino, o Signore, raccogli i tuoi figli, nella chiesa i dispersi raduna. Il fine dell'unità con Dio e tra i fratelli è espresso anche dalla preghiera eucaristica, dove è detto: O Padre, fa che la partecipazione al corpo e al sangue del tuo figlio ci riunisca in un solo corpo e in un solo spirito. Dunque, Dio è per l'unità, non per la separazione, è per l'abbondanza di beni, non per la penuria e l'indigenza, è per la condivisione, non per la divisione egoistica. Tutto questo lo ha spiegato in modo mirabile nel grande discorso testamento dell'ultima cena. Lo ha compiuto sulla croce e nel Vangelo di oggi lo vediamo prefigurato nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non ci saranno sfuggiti i verbi con cui viene descritto il modo in cui Gesù si impegna a sfamare le folle. Prese i 5 pani e i 2 pesci, spezzò i pani e li diede. Sono i verbi eucaristici che sentiamo nella preghiera di consacrazione in ogni santa messa. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti. Il Vangelo di oggi, che descrive questo pasto all'aperto per sfamare uomini, donne e bambini, conclude: Tutti mangiarono a sazietà. Si realizza dunque la profezia della prima lettura tratta da Isaia 55. E l'abbondanza dei tempi messianici. O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite. Perché Dio vi può dare l'acqua che zampilla per la vita eterna. Dio sazia i desideri del nostro cuore con la sua grazia, dandola a chi ascolta la sua voce, non a chi ha più denaro. Infatti nessuno possiede ciò che serve per l'acquisto della grazia. La grazia è data a chi viene al Signore perché lo ha ascoltato. Dopo l'ascolto, che vuol dire obbedienza alla volontà di Dio, possiamo sperare di comprare e mangiare. Comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Intendiamo qui il verbo comprare, vista la precisazione senza denaro e senza pagare, nel significato di avere per me. E questo avere non è una cosa appartenente al mio patrimonio mobile e immobile, ma è un cibo e un patrimonio spirituale divino che condivido con altri fratelli, grandi e piccoli, grandi e dunque capaci di bere il vino. E piccoli, dunque nell'età del latte. A tutti noi, grandi e piccoli, Dio dice: comprate e mangiate. Ma a quanti si tengono lontani dall'Eucaristia, dalla comunione, dal pane che sazia e non marcisce, fa questa domanda: perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? L'uomo percorre le sue vie in cerca di sazietà e di felicità, è disposto a sacrifici, diete, viaggi, cambi di residenza, interventi chirurgici, spese folli per
fatiche disumane, divertimenti di ogni tipo, storie d'amore stagionali e giochi d'azzardo, tradimenti e avventure, sport estremi e studi febbrili, tutto per trovare la sazietà. Ma non è sazio chi si tiene lontano da Dio, non è sazio chi si tiene lontano da questo pane, non è sazio chi si abbevera nelle paludi del peccato o condivide il truogolo coi porci. Al posto della sazietà patirà o la fame o l'avvelenamento, perché niente e nessuno può sostituire il prezioso alimento, niente e nessuno può sostituire Gesù. E allora ascoltiamo questo richiamo di Dio. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. L'ascolto di Dio conduce alla vita, conduce ai favori promessi da Dio ai suoi servi fedeli, conduce ai pascoli erbosi, conduce all'unità tutti dispersi nel mondo. Chi ascolta le parole di Dio e le accoglie come parole di Dio, e quindi obbedisce a Lui piuttosto che agli uomini, entra in comunione con Lui e può fare la comunione. Chi non ascolta i suoi insegnamenti e vaga in cerca di altro, o fatica senza vedere risultati, o arriva ai risultati senza sperimentare la gioia. Costui è fuori della comunione con Dio, non perché non fa la comunione. Ricordate che la Beata Vergine Maria ha fatto la volontà di Dio senza essersi nutrita dell'Eucarestia, almeno fino alla risurrezione di Gesù, ma perché non ha ascoltato e obbedito alla parola di Dio, che è la premessa per ogni vera comunione con Lui e coi fratelli. Non è un caso che prima della liturgia eucaristica la messa preveda la liturgia della parola. La parola mi prepara all'Eucarestia e l'Eucarestia mi prepara alla vita. Nessuno potrà separarci dall'amore di Cristo Gesù, ci insegna San Paolo, perché Egli ama sempre, ama nonostante il nostro peccato ed è in comunione con tutta l'umanità. Ma se ci ha detto: su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti, ciò vuol dire che chi non lo ascolta sta già mangiando cose non buone e sta gustando cibi avvelenati. Ma chi lo ascolta conoscerà la bontà e provvidenza di Dio e conoscerà la sazietà di ciò che cerca il cuore dell'uomo. Diceva infatti il Salmo 144: gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Sia lodato Gesù Cristo.